Per volontà di Coach Viola, eccoci con il capitano Matteo Usai, devi parlare perché chiaramente sei il capitano, quindi parliamo un po' di questa fase post feste natalizie. Mi sembra che il tecnico si lamentava che vi siete visti poco, molti sono partiti, quindi diventa un po' più complicato garantire un campionato con la squadra completa. Partendo dal presupposto, i tecnici si devono sempre lamentare dei giocatori per creare sempre competizione e ambizione, quindi partiamo dal presupposto. Effettivamente forse non abbiamo mai mollato, forse però la giusta era quella, perché comunque siamo andati a fare il torneo internazionale e quindi anche lì comunque giocando abbiamo continuato l'attività fisica e comunque c'era la maggior parte dei componenti della squadra, anche se mancavano magari qualche personaggio importante della squadra. Sostanzialmente abbiamo recuperato un po' alcuni giocatori e perso altri, che comunque era già stabilito, questo era il nostro, previsto il nostro cammino, però siamo qui e ci stiamo allenando e sicuramente daremo il massimo per le prossime partite, incominciando giusto la partita di domenica, perché è stata spostata la partita col New Handball e quindi incominceremo già domenica a dare del filo da torcere al New Handball. Capolista, come ci si sente capolista di questo campionato di Serie B? Ma più che come si sente come capolista, come si sentono gli altri dietro, perché noi siamo partiti diciamo dal basso, siamo partiti a metterci tutto lavorando dall'inizio dalla spiaggia e sicuramente nessuno si aspettava, neanche noi, di essere lì dove siamo, ma se lo siamo è perché abbiamo lavorato bene e lo continuiamo a fare e crediamo in questo sogno e siamo qui per metterci in gioco e arrivare il più in alto possibile. Poi se sarà il primo, il secondo o il quarto o l'altro posto non ha importanza, le piccole soddisfazioni ce le stiamo togliendo e le continueremo a togliere sicuramente. Parliamo un attimo delle giovanili, mi sembra che tu sei quello che sta mettendo su questa squadra del 13 che parteciperà al campionato. Come sta crescendo la squadra? Guarda, abbiamo avuto un sacco di progressi e le squadre sono molto contente sia degli under 15 che under 13, che li seguono tutti e due, poi logicamente poi il campionato se lo seguirà Antonio Viola e sta già progettando adesso, mettendo diciamo le basi già per il campionato con varie amichevoli che abbiamo fatto anche a Fondi. E per quanto riguarda l'under 13 è un bel gruppo unito, ci sono tanti elementi interessanti e secondo me più che under 13 loro sono più under 12, under 11 e questo è anche ancora meglio perché secondo me in due anni possiamo toglierci grandi soddisfazioni perché sono ragazzi che si impegnano e che hanno anche delle buone tecniche e qualità. L'unica cosa che un po' ci frena è che comunque diciamo abbiamo incominciato adesso a giocare diciamo su un parquet qualcosa, quindi sono ragazzi che devono ancora capire il vero campo, come si gioca, gli spazi, però siamo soddisfatti. A breve dovrebbe arrivare anche il campo ufficiale forse, no? Appena arriva il campo ufficiale saremo ancora più carichi e competitivi e ci faremo trovare pronti, nel senso che con quella voglia che abbiamo sicuramente nel un nuovo campo, con un bel campo, cresceremo sicuramente di numero e anche di prestazioni sicuramente. Ma per te la polisportiva che hai dato in A2 ci può andare? E come si prospetta un eventuale futuro in A2? Secondo me stiamo già lavorando adesso per pensare, stiamo già pensando, quindi già lavorandoci col pensiero già stiamo pensando, quindi vuol dire che già stiamo gettando le basi. L'unica cosa è che si dirà a fine campionato se siamo di A2 e secondo me se siamo da A2 abbiamo anche forse il diritto e anche il dovere di provarci. Tutto sta anche nella riforma dei campionati, che si parlava di voler diciamo dividere un po' i campionati a zone, escludendo tra virgolette le siciliane oppure introdurla in un'altra logistica. Questo perché questo permetterebbe alle squadre con meno fonti diciamo economiche di poter far partecipare al campionato di A2. Quindi e diventare anche competitivi, perché andare a fare un campionato in Sicilia e non avere la competitività va anche a cadere un po' il nostro progetto, che è quello di far crescere i giovani ed essere competitivi nel campionato che si fa. Ok, chiudiamo con una battuta sul beach. Sul beach. Questo torneo in Olanda vi siete divertiti? Un grande torneo, è stato proprio diciamo il culmine di quello che stiamo creando e ci siamo proprio, guarda, la parola giusta la voglio dire,
quando sono tornato non mi facevano male le gambe, mi facevano male le mandibole, tanto dalle risate, il divertimento che ci siamo fatti, e in più siamo cresciuti anche sul campo, infatti l'ho viste le ultime prestazioni. Però proprio è stata la parola d'ordine, divertimento e far riconoscere Gaeta anche fuori dall'Italia, e l'abbiamo fatta conoscere, e aspettiamo che tutte le squadre che hanno detto che vorranno partecipare di venire a partecipare al torneo che si terrà a giugno, il Calise, e siamo pronti. E da ripetere l'esperienza in Olanda. Ma sicuramente, adesso abbiamo in mente anche di voler vedere di poter andare in Croazia, stiamo progettando anche la Croazia, vediamo se sarà una cosa fattibile, però adesso non ci poniamo limiti, stiamo guardando anche un po' in Italia, altri tornei, siamo pronti a viaggiare e a iniziare e ricontinuare a viaggiare. Ok, basta così, appuntamento alla prossima. Ciao.